E buongiorno a tutti ragazzi, qui è Simone che vi parla e oggi andremo insieme alla Baia del Buon Dormire, che è una spiaggia molto bella che si trova a circa 3 km e mezzo da qui. Quindi niente, andremo a fare adesso colazione e poi ci sposteremo verso la spiaggia dove prenderemo la canoa e ci dirigeremo verso il fatidico posto. Ciao. Ciao. Una bella bomba alla crema a darci la carica. È un po' tardino. Ultimo morso e si va. Prepariamo la borsa perché è importante. Per portare tutto con me porterò questa borsa standard che ho già testato ieri, perché già sono andato ieri alla Baia del Buon Dormire. Capacità 20 litri e quindi posso permettermi di portare un bel po' di cose, tra cui questa, cellulare, power bank, asciugamano, manetta di ricambio, eccetera eccetera. La parolina si viene fuori e andiamo. Ok, mi trovo qua in Black Marlin Club. Adesso prendo la canoa, ci spostiamo in questa direzione, arco naturale, in guardo, spiaggia del Buon Dormire. Si trova proprio vicino al coniglio. Ok, adesso prendo la canoa, ci vediamo direttamente là e passiamo alla visione della action cam della Xiaomi. Ok ragazzi, sono le 10:05. Adesso partiamo dalla spiaggetta del Black Marlin, vediamo quanto ci mettiamo per arrivare alla spiaggia del Buon Dormire. Cronometro, partita. Guardo che è il fiumetto che sta là, dove sta quel ponticino dove sta scendendo con la barchetta, è più volte ha straripato. È questo tutto terreno, come si vede, acqua freddissima che viene ovviamente non dal mare. Come si percepisce la differenza tra la zona col terreno e la zona senza il terreno? Comunque quello è lo scoglio del Mingardo, quello è il ponte del Mingardo, quella grotta che vedete lì, che non è una grottina come voi vedete da qua, ma in realtà è bella grande, è l'arco naturale e niente, non si potrebbe nemmeno fare il bagno forse, perché hanno recintato tutta la zona, o almeno si potrebbe arrivare soltanto via mare, ma la gente supera lo stesso perché hanno creato un buco nella rete. Siamo a circa 10 minuti in tragitto, eravamo laggiù. Comunque la più grande rovina rimangono loro che io sto da solo qua in kayak, loro sfrecciano di fianco. Questa è la situazione, tipo vedete il kayak si inizia a muovere, ecco, movimento sexy, e nel frattempo è passato uno, arriva anche l'altro, quindi doppie onde, arriva anche il motoscafo. Sono passati 22 minuti 53 secondi, quindi dai, diciamo che ci metto 25 minuti, anche se ci metto un po' di più perché sto vloggando. Ok ragazzi, siamo arrivati e lo si capisce da barche spropositate veramente. Ok, adesso proviamo a metterci in maniera molto abusiva lì dove stanno guidati due pedalò. Se il bagno non c'è, possiamo mettere una roba e poi la blocco alla canoa. Non te ne andare, torno subito. Ok, questa qua per la schiena è assicurata, la pagaia non la posso assicurare, e qui ho fatto un nodino che al momento sembra legge, ho fatto un casino in realtà. Questi colori a me piace tantissimo, anche per questo è uno spettacolo. Adesso ce ne andiamo di sopra e vi faccio vedere un pochino la vista, si vede un pochino tutta la zona qui intorno ad arrivare al villaggio mio, però si è soltanto lo scoglione davanti. Io spero soltanto che la canoa rimanga lì assicurata. Purtroppo non sono un esperto di nudi, quindi mi sono arrangiato moltissimo. Vabbè, noi saliamo sopra nel caso. Io mi sono messo d'impegno, Black Marlin, non me la fate pagare, e venite a prendere. Ok, adesso stiamo salendo.
si sale. Già da qua è bellissimo. Questo scorcio, questo scorcetto, scorcettino. Continuiamo a salire. E ce lo giriamo, Facciamo una bella posa per la miniatura. Non so se mettere con la bocca aperta o fare una faccia tipo stupita. Così, vabbè. Mi dà un pochino l'idea di, non lo so, di una Thailandia. Questo colore verde molto intenso, che è simile a quello che ho incontrato pure in Croazia, a Kajuni Beach. Però questa è più bella di quella della Croazia. E siamo in Campania, a casa nostra. Dovremmo rivalutare tutto quello che noi abbiamo. Il nostro paese, comunque qua ci sono degli scalini che non sono scalini ma sono montagne. E siamo giunti al punto panoramico. Eccolo qua. Bellissimo pure questo. E qua tu fai così e c'è questa vista incredibile e sono infinito e oltre. E poi ti giri di qua e ti uno scorcetto della bella del buon dormire. Ma cosa vogliamo di più? Comunque continuiamo a salire. Ovviamente qui faccio un pochino male i piedi, ma non fa niente, tanto teniamo i calli e controcalli ormai. Due scalini sopra il mio ginocchio. Tempo mia madre ancora mi devi chiamare e io non la sto chiamando, penso che dopo questa clip la chiamano, perché sennò viene qua la polizia e inizia a cercarmi, mi danno per disperso, mi vogliono picchiare. Bella questa parte, non l'hai vista? Anche di qua non si scherza mica, amici miei. Facciamo una ricapitolazione. Lì abbiamo il coniglio, questa spiaggia. Non lo so, so che c'è una specie da marinella, ma non so se è quella o questa. E lì giù, a 3 km e 4, c'è il mingardo del Black Marlin. E prima tutta una serie di grotte, come la grotta delle ossa, eccetera, eccetera. Il bambino mi sta guardando. Ragazzi, c'è una bella differenza fra l'Italia e la Croazia. Se qua tu vloggi, sei un pazzo cretino. Se vai altre parti, invece, non è così. E niente, innamorato di questo posto. Ovunque io mi giri c'è uno scorcio spettacolare. Spettacolo. E io per Thailandia questo intendo, cioè vedete questi colori verdi, questi green. Non è color correction. Cioè io vi metto i file così grigi come sono. Poi qua ci sta anche la panchina, quindi se siete stanchi, mettete qua, usate la borsa e vi fate un bel pisolino. Io adesso mi stendo un po'. Così. Ah, ah, una bellezza. Come sta raccontando adesso il signore, la spiaggia come è strutturata? Che in questa parte qua dove mi trovo io, quindi guardando il mare verso sinistra, c'è la zona di sbarco delle barche, mentre sulla destra ti puoi fare semplicemente. Perché da quanto ho capito si può arrivare soltanto via mare e poi c'è questa discesina che è attaccata tipo a un villaggio, un qualcosa che sta qua su un hotel. Però non ci scende quasi nessuno, cioè non ci scende proprio nessuno. Da quando sto qua, sono un quarto d'ora, non è sceso nessuno. Quindi praticamente tutti quanti arrivano via mare. E si arriva così. E dovete venirci, non potete non venirci in questa spiaggia. Guarda che stanno a favore, guarda che stanno a favore. E quelli mo staccheranno il groviglio che ho fatto io sulla boa, no? Devo scendere subito. Dobbiamo scappare via, incredibile. Che sono questi rumori? E adesso devo guardare giù. Io spero che la canoa sia ancora lì. Sul fianco poi sta proprio questo bar qua, che è molto molto carino. A terra poi ci sta la sabbia, quindi top. Top, anche perché in questa zona comunque non ci sta molta sabbia. Sono soltanto ciottoli. Thank you.
trovi rispetto a dove sto io, che è sempre più pulita, perché comunque non stando vicino al fiume non c'è la possibilità che comunque il fiume possa spostare il mare. Presa la borsa, andiamo. Mezzogiorno meno 10, siamo pronti, vediamo quanto ci mettiamo. Siamo giunti a destinazione, lì c'è il villaggio, scoglio del Mingardo, scogliettino, 23 minuti. Considerate che sono messo a parlare, ho parlato un pochino, andando passo normale, non spedito, però continuo, 25 minuti ci vogliono. Sarà andata e ritorno la media quella, eh? Il video finisce qui, finisce con il sottoscritto che ritorna nel proprio bungalow mentre balla, ascolta Guantanamera. Adesso la stacchiamo perché sennò ci parte il copyright sicuro sicuro. Mi ha fatto molto piacere trattare un argomento simile sul canale. Seguitemi su tutti i canali social, iscrivetevi al canale e seguitemi su Instagram. Noi ci vediamo al prossimo video, che sarà sicuramente riguardante la Croazia, il mio arrivo lì, il primo giorno, il primo supermercato, il primo bagnetto. E a presto. Spero esca la prossima, sicuro. Non voglio dire stupidaggini, perché sennò poi ci rimanete male.